Il miglior giocatore del Verona è stato il portiere Giuliani e questo dato sintetizza in pratica l'andamento della partita. La crisi del Milan questo pomeriggio non si è vista. La squadra ha occupato con autorità il centrocampo. Ancelotti, Colombo, Baresi e Vani hanno costantemente anticipato Di Gennaro e compagni. Gullit in almeno 3 occasioni aggira Volpati e Soldà. La difesa veronese non trova la misura. Filippo Galli e Maldini rilanciano il contropiede. Al centro si susseguono gli inserimenti. In questo caso Colombo è anticipato da Giuliani. Per oltre mezz'ora la squadra di Bagnoli sta a guardare. Pacione e Elchiar non ricevono palloni utilizzabili. Il primo tiro è di Bertol, deviato da Baresi. Il secondo invece nasce da una combinazione Galia-Pacione. Sono in pratica gli unici 3 minuti del Verona. Si chiudono con quest'azione Pacione, Verza, atterrato, Elchiar che non riesce a concludere. Verza chiede invano il calcio di rigore. Rivediamo l'azione. Verza va al centro dell'area, su di lui converge Filippo Galli, c'è un intervento, ma la ripresa è molto distante, va a terra, Elchiar subisce forse un ulteriore fallo. Poi la rete del Milan, molto bella, di testa, la realizza Virdis, una rete meritata. La ripresa segna la definitiva scomparsa del Verona. La squadra appare intrappolato nella zona disposta da Sacchi. Il Milan preme spostando in avanti contemporaneamente 7-8 giocatori. Dove non arriva Giuliani arriva il palo. Questo è un tiro di Tassotti. Il finale è una sorta di duello tra il portiere veronese e Gullit. L'attaccante riprova tutte, la punizione violenta, quella carica d'effetto e quando finalmente sembra fatta, Giuliani si salva con l'aiuto del palo. Nel finale l'arbitro Lobello ha espulso Ancelotti per somma di ammonizioni. Ora dagli spogliatoi Ferruccio Garbo. Giuliani, dopo il mercoledì di Coppa, Milan a pezzi, Verona lanciatissimo e adesso questo Milan ha battuto meritatamente il Verona. Che cosa vi è successo? Ma a noi Verona non è successo niente. Abbiamo trovato davanti veramente un Milan fortissimo, determinato e messo benissimo in campo. Non ha sbagliato niente praticamente. Beh, insomma non vi è successo niente, non avete giocato bene, lo devi ammettere. Sì, ecco, magari non abbiamo giocato bene perché è dovuto alla squadra che avevamo di fronte, non ci ha permesso di giocare, ci ha chiuso tutti gli spazi e disposta così a zona come l'ha risposta oggi e facendo pressing ci ha messo veramente in difficoltà.